È una giornata speciale, 1800 ragazzi provenienti da licei musicali e non solo da quelli musicali, liceo scientifico, classico, scienze umane, sono venuti a fare un percorso di alternanza scuola-lavoro a San Carlo, a studiare My Fair Lady, le orchestrazioni fatte da me, e studiare tanto e a provare un'esperienza unica che è quella del teatro. È un'operazione ormai da anni che fa il Teatro San Carlo, di avvicinare i ragazzi a quello che è l'ascolto musicale e soprattutto far capire che la musica non assolve solo ad una funzione ricreativa, ma soprattutto ad una funzione conoscitiva etica, cioè la musica ti aiuta a essere una persona migliore, la cultura è importante, soprattutto mostrare in questo momento così difficile di queste pagine così brutte della nostra città che esiste una Napoli completamente diversa, una Napoli che colora le pagine, una Napoli che imbraccia uno strumento anziché imbracciare altre cose, voglio dire. E secondo me è un'esperienza unica per i ragazzi, ma è un movimento stupendo per la città di Napoli tutta. È una produzione del Teatro San Carlo. Il Teatro San Carlo ha voluto quest'anno portare un musical importante che è proprio My Fair Lady, che per tutte, come dire, ha fatto la storia, no? Del musical, ha tracciato un percorso. Ma My Fair Lady per noi ha un altro significato, cioè quale? Questa fioraia che dai modi villani diventa poi gemma e diventa una persona, quindi dai modi raffinati, esattamente quello che noi vogliamo fare con i ragazzi. Cioè, che significa? Vogliamo fare un percorso di musica che li possa sicuramente migliorare, ma che possa essere fondamentale per la loro vita. Cioè la musica è disciplina, è rigore, è rispetto degli altri, educazione, ascolto. Quindi un progetto con finalità didattico-pedagogica, assolutamente sì. Recupero sociale. Assolutamente sì, rientra perfetto. Proprio in quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo da tanto tempo. Stamattina è un evento bellissimo, My Fair Lady con ballerine e ballerini, orchestra, coro, 1800 ragazzi non solo da Napoli ma anche da altre parti, messaggio molto forte, molto potente, la musica, il ballo, la cultura, questa è l'arma di riscatto della nostra terra. Grazie a questi ragazzi, grazie al maestro Morelli, grazie al Teatro San Carlo.